sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vedete, rielaborando la preghiera colletta di oggi, ho tirato fuori questa preghiera che mi pare, ecco, molto che mi pare un po' sintetizzare il messaggio, ecco, fondamentale che il Signore ci vuole donare. O Dio, sorgente della vita, tu offri all'umanità riarsa dalla sete l'acqua viva della grazia attraverso la fede che scaturisce dalla roccia Cristo Salvatore. Concedi al tuo popolo di svegliarsi dal sonno del peccato, di rendersi conto della sete che ha in sé e di desiderare accogliere attraverso Cristo e nella fede l'acqua viva della grazia e te in essa, sicché trasformato in Cristo il tuo popolo sia strumento tuo per la conversione del mondo intero in te. Ecco, questa preghiera sintetizza, è la preghiera che, diciamo, mi pare che sintetizzi in una maniera più precisa proprio quello che viene dalla liturgia di oggi e, vedete, ci aiuti a pregare nella maniera, diciamo, più consona appunto all'insegnamento che ci viene oggi dalla liturgia. Ecco, vedete, in questo mondo ci sono i peccati, in questo mondo ci sono i peccati, ma in cielo c'è la santità pura e completa. Qua giù c'è l'incredulità, c'è anche la fede. In cielo non c'è né incredulità né fede, ma c'è solo la visione di Dio. La Trinità non crede, ma vede, conosce, sa perfettamente e ci chiama alla fede in questo mondo e poi alla visione in cielo. Cristo non credeva e tantomeno crede oggi, ma aveva ed ha la pienezza della visione beata e operava e opera perché noi crediamo e attraverso la fede arriviamo alla visione. Ecco, questo è molto importante, questo è fondamentale. Noi siamo chiamati, ecco, proprio attraverso questo Vangelo in particolare, siamo chiamati in Cristo dalla Trinità, infinitamente super realtà, a credere e poi ad aiutare gli altri a credere. La Trinità opera attraverso questa Eucaristia perché siamo trasformati in Cristo e in Lui crediamo e con Lui operiamo per la conversione di quelli che non credono. Cristo, in quanto Dio, è la seconda persona della Trinità, quindi non crede e appunto è la stessa, è una delle persone della Trinità Santissima, appunto. In Cristo, in quanto uomo, viveva la Trinità. Attraverso Cristo operava la Trinità, parlava la Trinità. Attraverso Cristo la Trinità compiva miracoli straordinari. E attraverso tutto questo la Trinità, attraverso Cristo, attirava le anime alla fede, alla grazia e quindi ultimamente alla vita beata del cielo. La Trinità appunto vuole trasformarci in Cristo,
vuole vivere in noi, vuole operare attraverso di noi, vuole compiere miracoli attraverso noi e vuole parlare attraverso noi, perché gli increduli si convertano, perché gli increduli accolgano la grazia, perché gli increduli giungano alla visione beata del cielo. Ecco, allora, vedete, questo Vangelo dobbiamo guardarlo anche e in particolare, vorrei dire, proprio in questa luce, vedendo cioè come la Trinità vive in Cristo, opera in Cristo, parla in Cristo, e quindi come la Trinità attraverso Cristo si rivolge a quella donna e arriva a cambiarle la vita, a sconvolgere la vita. Dio la trasforma, le apre almeno un po', no? Le apre almeno un pochino il cuore alla fede. Questa donna non è che dice io credo, quindi non si vede una vera e propria fede, però rimane sconvolta. E che cosa fa? Non se la tiene per sé. C'è un qualche cosa che entra in lei e la porta ad annunciare quello che ha vissuto con Cristo, perché la gente poi vada da Cristo e quindi poi si converta. Ecco, allora la trasformazione di quella donna è un segno che indica quello che Dio vuole fare in noi, cioè Dio ci vuole trasformare in Cristo, ci vuole donare una fede forte, convinta e convincente, perché in questi tempi di grande incredulità attraverso di noi tanta gente possa ritornare alla vera fede. Tanta gente possa ritornare alla vera fede. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E allora in questa messa preghiamo intensamente, offriamo la nostra vita con Cristo al Padre, alla Santissima Trinità, proprio perché si realizzi questo. Siamo trasformati in Cristo, la pienezza della fede, e Dio venga in noi, vengano in noi e vengano in noi la fede e Dio stesso, e Dio operi meraviglie attraverso di noi per portare tante anime a Lui. Sia lodato Gesù Cristo.